Eccomi arrivato. Quello che vedete è il castello di Canossa. Sì, o almeno ciò che ne resta. Siamo sull'Appennino reggiano, in una splendida posizione che domina sulle vallate circostanti. Oscar mi ha mandato qui per raccontarvi una storia. La storia di un imperatore, di un papa e della contessa Matilde di Toscana. Una contessa molto potente che era anche sovrana su tutti questi territori. Era il 25 gennaio dell'anno 1077, un inverno gelido e pieno di neve. Tutte queste colline dovevano essere bianche e silenziose. In quei giorni il Papa Gregorio VII si trovava qui, ospite nel castello di Matilde. Ed ecco, si presenta da laggiù Enrico IV di Franconia, re di Germania ed imperatore. È qui perché è stato scomunicato dal Papa e vuole chiedere il perdono per ottenere la cancellazione della scomunica. Pensate, in segno di penitenza si è vestito come un frate, con un semplice saio, i piedi nudi, congelati e il capo ricoperto di cenere. L'imperatore arriva stremato dal lungo viaggio, si inginocchia nella neve e aspetta un cenno del Papa. Ma Gregorio VII non cede. Dovranno trascorrere 3 giorni e 3 notti, mentre fuori infuria la bufera, prima che il Papa, anche per le preghiere di Matilde, accetti di ricevere l'imperatore e gli conceda il sospirato perdono. Beh, l'umiliazione inflitta quel giorno all'imperatore è enorme e diventa famosa. Tanto che ancora oggi l'espressione andare a Canossa indica una mortificazione estrema e bruciante. Ma come e perché si è giunti a tanto? Vedete, noi oggi sappiamo distinguere fra autorità religiosa della Chiesa e potere politico dello Stato. Ma nel Medioevo questi due poteri sono strettamente legati l'uno all'altro e finiscono per confondersi e per sovrapporsi. Nel Medioevo i vescovi spesso governano le città e hanno compiti militari. Gli imperatori consacrano i vescovi e intervengono nell'elezione dei papi. Per molto tempo tutto questo non turba le coscienze dei cristiani. Sembra naturale in quest'epoca che si debba pagare per ottenere una carica ecclesiastica come quella di vescovo o per divenire abate di un ricco monastero. Non desta particolare meraviglia nemmeno il fatto che alcuni vescovi portino le armi o vivano con donne, e neppure che i preti si sposino e abbiano dei figli. Ma a partire dal X-XI secolo le cose cambiano. Si diffonde nella Chiesa un nuovo bisogno di spiritualità. Si riscoprono la povertà e la purezza del cristianesimo primitivo. Agli uomini di chiesa vengono chiesti comportamenti corretti, degni della loro alta missione. Il matrimonio dei preti viene messo in discussione e prende il nome di concubinato. Si condanna il commercio di cose sacre, che prende il nome di simonia. E parecchi cristiani si convincono che la causa principale dei mali della Chiesa sia l'intervento degli imperatori e delle altre autorità laiche nelle cose di religione. Così, da più parti si chiede una riforma ecclesiastica che trasformi profondamente la Chiesa e la liberi dal potere laico. Già dall'inizio del secolo è sorto a Cluny, in Francia, un nuovo ordine benedettino, quello dei monaci cluniacensi, che non riconoscono alcuna autorità ai signori laici e ai vescovi locali, ma dipendono direttamente dal Papa. I monaci di Cluny si mettono alla guida del movimento riformatore. La loro proposta religiosa ha un enorme successo e presto sorgono in tutta l'Europa occidentale centinaia di chiese e di monasteri che fanno capo all'abate di Cluny. Questi diventa, dopo il Papa, il personaggio più importante della cristianità occidentale. In questo periodo è tutto un fiorire di nuovi ordini benedettini, come quelli dei Cistercensi, dei Camaldolesi, dei Certosini. Sul trono pontificio salgono papi riformatori, fra i quali il più autorevole è proprio quel Gregorio VII che avevamo lasciato a Canossa. In un documento chiamato in latino Dictatus Pape, Gregorio afferma che solo il Papa può consacrare o rimuovere i vescovi e stabilisce la superiorità del papato sull'impero. Sì, Oscar, ma l'imperatore Enrico IV, incurante dei divieti papali, continua a nominare vescovi e viene colpito da quella famosa scomunica. Vedete, la scomunica è una pena gravissima che nel Medioevo liberava i sudditi dall'obbligo di essere fedeli al loro re scomunicato.
Per questo i signori tedeschi si ribellano contro Enrico IV e lui è costretto ad implorare qui a Canossa il perdono del Papa. E come sappiamo, alla fine lo ottiene. Ma lo scontro fra papi e imperatori, noto come lotta per le investiture, continua ancora a lungo e indebolisce sia l'impero sia la Chiesa.